Angela Lotte, ho 25 anni, sono Antonio Rossi, che è il provincia di Vicenza e faccio la fotografa a livello professionistico ormai da 3 anni e ho cominciato a studiare fotografia che ne avevo 14. Dato che ero finalista al premio Celeste l'anno scorso e da lì la voglia anche di partecipare al premio Arte Lotte. Sì, assolutamente, è stata una bellissima esperienza, secondo me ha organizzato benissimo, una location fantastica, lo stesso l'esposizione di per sé era molto molto bella e tutto l'evento che è stato poi creato intorno dalla comunicazione che si svolge, sono molto soddisfatta. Direi di sì, però il problema secondo me che riguarda la carriera dei giovani artisti sono i computer, nel senso che purtroppo, vabbè, sono un discorso banale, però c'è la crisi e anche nel settore arte c'è la lotta al ribasso e molte persone non capiscono che comunque senza i giusti fondi o senza dare il giusto valore alle opere, comunque ai costi anche di realizzazione di un'opera, gli artisti non crescono. Quindi sì, ritengo che tutte le cose che ha proposto il Premio Arte Laguna, con appunto le residenze, la comunicazione delle esposizioni, aiutano. Però la vera differenza lo fa chi ancora ha il coraggio di comprare, investire e credere negli artisti. Allora, al momento sto organizzando un migliaio di esposizioni, sarò a Milano in Fabbrica Borroni per Archiviarti, sarò al Palazzo delle Stelline, sempre a Milano per una personale, poi sarò a Foggia, poi sarò a Roma, Torino, Stoccolma e forse Madrid. Quindi benissimo. Sì, direi di sì. Allora. Grazie. Grazie.